Allora, siamo al completo. L'assessore Claudio Ferrara, che è l'assessore allo sport della municipalità. Allora, ragazzi, benvenuti nell'ottava municipalità. Grazie da parte dell'ottava municipalità, mia in qualità di presidente, ma anche di tifoso e di appassionato di sport e di calcio, perché ho saputo delle vostre gesta, delle vostre conquiste, dei vostri successi sul campo, successi che spero possano sempre migliorare, perché so che avete vinto il titolo regionale quest'anno, ma spero che l'anno prossimo, oltre al titolo regionale, vinciamo anche i campionati. È vero che è bello partecipare, ma a noi piace vincere, quindi questo deve essere un augurio affinché l'anno prossimo possiate vincere, che siete l'orgoglio di questa municipalità. E la municipalità a ognuno di voi che sarete chiamati dal vostro allenatore consegnerà una medaglia che spero possa essere il simbolo per voi del successo e anche, soprattutto, possa essere l'inizio di una carriera sia nella società, sia nella scuola, sia nello sport, veramente positiva e di grandi successi per il futuro. Quindi consegniamo la prima medaglia al capitano. Chi è il capitano di questa squadra? I due capitani, chi sono? Ciro e Leonardo, i due capitani. Allora, questo è da parte di tutta la municipalità, con i complimenti miei a nome di tutta la municipalità. Grazie a te. Tu sei il capitano Baby? Sì. Questa è da parte di tutta la municipalità, con i miei complimenti per il futuro a scuola e sul campo. Allenatore, allora chiamiamo tutti gli altri ragazzi. Cominciamo con il 2006. Nicolo, vieni. Vabbè, vogliamo la... Dopo Cinicolo chi si prepara? Vai, preparate, vai. C'è un Vitale nella squadra, no? Sì, eccolo qua. Che senza un Vitalino qua... Ti... Per il futuro. Vitale, complimenti e auguri. Tu sei il piccolo Auriemma. Mi guida. Complimenti e auguri. Questo anno 2004, inizia da... Chi sono i campioncini piccoli? Complimenti. Già col codino da campione tu, non vuoi sapere niente. Di Ferraro, nostro grande portiere. Dai. Complimenti, tu parla sempre della vita, Rossetti, Angelo. Piacere, tu porti il mio nome, quindi mi raccomando. Piccolo Antonio, la testa dura della squadra. Complimenti. Franco Marzanico, la nostra moviola. Complimenti. Edgar, Giuseppe, nostro portiere del 2004. Grazie. Esposto Salvatore, la Roccia. Complimenti. Velocista. Complimenti. Forza. Che dopo facciamo una bella foto di gruppo. Quello sempre che non c'è niente. Della Roccia. Zitto zitto è partito, ma adesso è uno dei punti fondamentali della storia. Complimenti. Allora, io simbolicamente la medaglia la consegno anche ai vostri genitori, perché se voi state qua dovete ringraziare non solo Franco Vitale e tutti quanti gli altri gli organizzatori, ma le vostre famiglie, perché le vostre famiglie sono il perno fondamentale, e quindi vorrei che tutti quanti insieme voi diceste grazie alle mamme, ai papà e ai familiari che vi hanno consentito questo percorso. Quindi un bel grazie alle vostre famiglie. Grazie anche da parte della municipalità. Allora facciamo una foto di gruppo, se venite... Ah, do la parola al presidente, perdonatemi. No. Io per noi... Devo consegnare anche una medaglia al presidente della squadra, all'allenatore... Sì, e al vicepresidente. E al vicepresidente.
Presidente, noi, per noi è veramente un giorno importante. Questo è un progetto nato 3 anni fa che è diventato una grossa realtà nel territorio. Cerchiamo praticamente di creare inclusione sociale, aggregazione, come hai detto giustamente tu. Questo riconoscimento istituzionale per noi è un motivo praticamente di stimolo per andare avanti, per raccogliere e per ospitare sempre più bambini e ragazzi della nostra municipalità. Io da presidente, ma a nome di tutta la Vita Real, ringraziamo te che, malgrado mille impegni, malgrado mille difficoltà che comporta essere presidente di questa municipalità, ci sei stato sempre accanto con attenzione, disponibilità e grandissima sensibilità. Noi ti ringraziamo veramente di cuore. Grazie. Io mi ripeto, ringrazio voi per il successo e per la bella immagine che date al territorio. L'anno prossimo non sarò io qui, perché continuerò il mio lavoro, perché ritengo che la politica non sia un posto fisso, cioè la politica deve essere una mettere a favore degli altri la propria esperienza, quindi ci sarà un altro presidente, ma spero che vi sia dato anche un campo di calcio, una struttura idonea a farvi crescere, a farvi migliorare. Ci sono delle strutture che forse con le università che si faranno a Napoli avremo la possibilità di riqualificare e di rimettere a norma. E che mi auguro che in futuro quello sarà il vostro stadio. Quindi vi lascio con questo augurio, quello di avere una struttura pari alla vostra bravura e ai sacrifici che hanno fatto le vostre famiglie. Quindi in bocca al lupo e credete in quello che fate. Grazie, grazie. Facciamo una bella foto. Facciamo una bella foto di gruppo con tutti. Forza Vita Real! Vita Real! Vita Real! Vita Real!